cosa ne pensa del fatto che Salvini sia rimasto ministro dell'interno anche dopo aver scatenato la crisi di governo? Credo che sia indecente. Tra l'altro da uno che parla tutto il giorno di quelli là sono attaccati alle poltrone, quegli altri sono attaccati alle poltrone, pensano solo alle poltrone, guardi dove è seduto. Ma lì che siamo nell'indecenza, direi non è da questo particolare che a prescindere Salvini fuori dal governo è un fattore positivo per gli italiani, a prescindere proprio dalla sua posizione anche da ministro dell'interno. Di tutto abbiamo bisogno, fuorché di bulletti reazionari, con nessuna idea delle istituzioni, che non ha mai lavorato, che non ha nessuna competenza, che non sa neanche come funziona i meccanismi democratici, vuole i pieni poteri. Ma dove le ha lette queste cose? Io mi rifiuto di pensare che gli italiani siano diventati, per mutazione genetica, tutti quanti degli stupidi e dei razionali. Penso che ci sia tanta gente intelligente, penso che è vero che si possa fare breccia anche su chi ha dei bisogni cercando di dirgli guarda che la colpa è che tu non sai lavoro è di quello lì senegalese, no? Non è mia che ho rubato 50 milioni, non ho mai pagato le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo questa è la situazione, ma io credo che peggio di così non si possa andare, quindi diciamo che questo mi genera ottimismo.